acciuffati dai carabinieri di Vinadio, quattro giovani, tra cui due minorenni, hanno rubato in un negozio 1000 euro di prodotti alimentari e bevande. Economia in ripresa, il settore terziario della Granda, fiducia per il futuro, l'ha espressa in queste ore Luca Chiapella, presidente di Confcommercio. In Langa è iniziata la stagione del tartufo, 4000 trifolai cercheranno il bianco d'alba fino al 31 gennaio. Sono Stefania Belmondo e Elisa Rigaudo, le madrine di L'Emancipazione Femminile vista attraverso i Giochi Olimpici, mostra in programma nel capoluogo dal 30 settembre. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegranda con l'appuntamento, con l'informazione della nostra redazione. Apriamo il notiziario con la cronaca che ci porta a Vinadio, dove i militari hanno denunciato quattro giovani, tra cui due minorenni, autori di un furto in un negozio di alimentari. A tradirli il sistema di videosorveglianza del comune. Bevande e generi alimentari per un valore totale di 1000 euro. E questo è il bottino del furto commesso ai danni di un negozio di Vinadio da quattro giovani che sono stati traditi dalle immagini del sistema di videosorveglianza del paese. A dare l'allarme è stato il titolare dell'esercizio commerciale che, recatosi come ogni mattina al punto vendita per aprire, ha trovato la serratura della porta d'ingresso forzata e all'interno del locale ha constatato l'ammanco di numerosi alimenti e bevande di vario tipo, il tutto per un valore di circa 1000 euro. Immediate le ricerche dei carabinieri che hanno subito analizzato le immagini di videosorveglianza del paese, riuscendo a risalire all'identità dei responsabili. Si tratta di quattro ragazzi, due addirittura minorenni, tutti residenti nei comuni lungo la Vallestura. Per la loro identificazione è stato determinante anche il patrimonio informativo in possesso dei carabinieri del luogo, profondi conoscitori della Vallestura. Proprio questa conoscenza ha consentito di riconoscere da subito gli autori del furto. Il tempestivo intervento dei militari è servito inoltre per recuperare la quasi totalità della merce che era stata rubata. I quattro responsabili sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, ma anche per danneggiamento. È stato infatti accertato che i giovani, dopo aver perpetrato il furto al negozio, si sono diretti in un rifugio in località Sant'Anna, dove hanno imbrattato alcuni muri e danneggiato suppellettili custodite all'interno di un locale. È stato inaugurato questa mattina il nuovo magazzino dello stabilimento Michelin di frazione Ronchi di Cuneo. 55.000 metri quadrati di superficie, accoglie 190 lavoratori, è costato 30 milioni e può contenere 1,2 milioni di pneumatici distribuiti in container alti fino a 20 metri d'altezza. È stato costruito in 10 mesi e ospiterà il passaggio di 13.000 tir l'anno. La politica locale, lunedì e martedì sera si terrà il Consiglio Comunale di Cuneo. 14 le interpellanze presentate, 4 delle quali riguardano il tema dei rifiuti, ma si parlerà anche di degrado cittadino e di vaccini. Sono 14 le interpellanze che saranno presentate e discusse durante il prossimo Consiglio Comunale di Cuneo in programma lunedì e martedì sera. Tra queste 4 riguardano il tema dei rifiuti. Il consigliere Ugo Sturlese del gruppo Cuneo per i beni comuni affronta la questione dell'abbandono rifiuti segnalatogli da un cuneese nella zona del centro storico. Una situazione che sottolinea anche il Movimento 5 Stelle Cittadino tramite il capogruppo Emanuele Isoardi e la portavoce Silvia Maria Cina. Sui benefici del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta invece è la consigliera Laura Menardi del gruppo Grande Cuneo ad interrogare l'amministrazione. Infine la Lega Nord si sofferma sulla tassa rifiuti. Il consigliere Walter Bongiovanni denuncia l'impossibilità per i cittadini di pagare la tassa in un'unica soluzione. Il comune infatti avrebbe inviato ai cuneesi soltanto i bollettini utili per la rateizzazione della tassa. Tra le altre interpellanze, una riguarda il degrado cittadino. Ancora la consigliera Menardi riporta le lamentele di cittadini e commercianti di Corso Giolitti, zona stazione e parte di Corso Dante. Tra i problemi, il dilagare di negozi gestiti da extracomunitari, fenomeno che causerebbe il rischio di settorializzazione e la presenza di ubriachi nelle ore notturne. E invece del Movimento 5 Stelle, l'interpellanza sulla situazione bambini vaccinati nelle scuole cuneesi. I pentastellati Isoardi e Cina chiedono quanti siano i casi di bambini non vaccinati o vaccinati solo in parte, se siano stati ammessi a scuola, qual è stato il comportamento dei dirigenti scolastici e come sono avvenuti gli eventuali allontanamenti.
A Fossano, dove dal lunedì 25 settembre fino a metà novembre sarà chiusa l'area giochi del Parco Cittadino di Viale Alpi, quella che si trova sul lato sinistro. Abbiamo pianificato l'intervento a fine estate per permettere l'utilizzo degli spazi nella stagione più calda, commenta il vice sindaco Vincenzo Paglialonga. Con l'arrivo dell'autunno non è più possibile rimandare l'intervento perché si correrebbe il rischio di dover bloccare i lavori a causa del maltempo. Il parco sarà rinnovato a misura di bambini e di diversamente abili. Pagina economica è in ripresa il settore terziario della Granda, a dirlo è Luca Chiapella, da due mesi presidente provinciale di Confcommercio. Stagione da record soprattutto per il turismo. Siamo con il presidente di Confcommercio provinciale ed anche di Cuneo, Luca Chiapella. Ecco, il ruolo di presidente provinciale lo ricopre da un paio di mesi, ha preso un'eredità davvero importante come quella di Dardanello, che l'ha ricoperto per 33 anni. Innanzitutto le chiediamo come sono stati questi primi mesi in questo nuovo ruolo e quali le prime cose che ha fatto, le linee guida che state seguendo. Beh sì, sono stati due mesi, dal 17 di luglio ad oggi, importanti, impegnativi, nonostante anche la pausa ferragostana, la squadra di giunta con il sottoscritto ha lavorato per mettere in piedi il programma che sarà valido per il prossimo quinquennio e quindi abbiamo affrontato le varie tematiche che abbiamo sul tavolo, quindi dai problemi infrastrutturali, la digitalizzazione delle imprese, l'accesso al credito e tutto quello che è l'accompagnamento delle imprese in un momento di cambio di pelle particolare che sta vivendo il nostro tessuto imprenditoriale. Ecco, lei lo definisce cambio di pelle al posto di crisi, perché dice che la parola crisi insomma è già un po' superata, ma dovesse fare un quadro della situazione, qual è lo stato di salute del settore terziario in provincia di Cuneo? Beh, è uno stato di salute buono, nonostante qualche chiaroscuro che continua ancora a perdurare, però noi stiamo guardando nella prospettiva, in quello che potrà essere lo sviluppo che le nostre imprese potranno dare a un settore strategico come quello della distribuzione in tutti i campi, del food e del non food, e l'altro settore invece molto importante che è quello del turismo, che quest'anno ha vissuto un'annata diciamo da record, con moltissime presenze, soprattutto chiaramente presenze italiane ma anche presenze straniere dal nord Europa, declinandolo anche per la Germania, la vicina Francia e anche altre diciamo nazioni extraeuropee che hanno voluto visitare tutta la provincia di Cuneo, dalle nostre bellissime vallate alpine, le colline delle Langhe, del Roero, del Monferrato, che ultimamente hanno anche il sigillo di patrimonio UNESCO. Quindi un'annata che attendiamo adesso con il mese d'autunno e il proseguio sulla volata finale del Natale con un certo ottimismo. Parliamo di viabilità e del Tenda, perché l'ANAS ha informato che sarà sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia all'interno della Galleria del Colle da lunedì 25 settembre sino a giovedì 28 settembre. La sospensione interesserà le sole ore notturne dalle 23 sino alle 5 del mattino. È necessaria per eseguire la manutenzione periodica degli impianti tecnologici e per l'abbattimento delle polveri. Parliamo ora di agricoltura, perché è partita in queste ore la ricerca del bianco d'alba, il tubero più famoso e pregiato in tutto il mondo. Gli esperti si rallegrano per l'abbassamento delle temperature e stimano prezzi al rialzo, ovviamente con l'apertura della fiera d'alba. Si terrà, lo ricordiamo, dal 7 ottobre per 8 settimane. La caccia è partita, non quella di lepri, conigli, mini lepri, fagiani e cinghiali che inizierà domenica 24 settembre o quella generale programmata dal 1 ottobre, ma quella del tartufo. È infatti terminato il tradizionale stop. Dopo la fine della stagione del nero, i terreni sono stati lasciati riposare per 3 settimane e diventeranno, sino al 31 gennaio, meta preferita dei 4.000 trifolai tesserati piemontesi. Una stagione che si preannuncia difficile, quella 2017-2018,
2018 l'estate è stata tra le più calde e torride degli ultimi anni, anche se le recenti basse temperature e umidità hanno risollevato gli animi. Secondo gli esperti, il clima di questi giorni sarebbe infatti stato giusto per garantire la sopravvivenza ai tuber nati in estate. In queste prime settimane, sempre gli esperti stimano i prezzi attorno ai 150-200 euro al letto, poi saliranno con l'apertura del mercato della Fiera del Tartufo di Alba, mercato che giunge quest'anno all'87esima edizione, che durerà 8 settimane, dal 7 ottobre al 26 novembre. Come sempre, sarà aperto nei weekend e accompagnato da cultura, musica, letteratura e folklore, tra cui il Palio degli Asini. Ci spostiamo ora a Savigliano, dove nei prossimi giorni sono previste alcune modifiche alla viabilità dovute alla necessità di sostituire la tubazione obsoleta del gas e realizzare quindi nuovi allacciamenti. Strade interessate sono via Mazzini, che sarà chiusa al traffico tra vicolo Sant'Eustacchio e piazzetta Pieve da questo lunedì 25 settembre sino a venerdì 6 ottobre. Dal 13 al 15 ottobre invece si interverrà sull'incrocio di via Dovo, angolo via Musante e via Antica Università. Le indicazioni di deviazione saranno naturalmente installate nei pressi delle strade interessate. Sempre a Savigliano, perché hanno ripreso l'attività in queste settimane i medici clown dell'associazione Nodo Comics, che ogni sabato visitano il reparto di pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata cercando di stappare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati. Nato nel 2001, il gruppo conta oggi 140 volontari. Lavorano in ospedale, indossano un camice bianco macchiato di colore e i loro ferri chirurgici sono strumenti musicali, bolle di sapone e palloncini. Sono i medici clown del gruppo savigliano Nodo Comics, che dopo la pausa estiva, dalle prime settimane di settembre, hanno ricominciato a visitare ogni sabato pomeriggio il reparto di pediatria del Santissima Annunziata, cercando di strappare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati. Il gruppo, che tre volte l'anno fa visita anche alla casa di riposo, nacque nel 2001, quando alcuni savigliani si recarono all'ospedale di Merano, in provincia di Bolzano, per conoscere da vicino l'attività degli allievi di Patch Adams. Tornati a Savigliano, si attivarono per dar vita a corsi e attività di formazione e nacquero così i primi 21 medici Nodo Comics. Medici clown che ora, col passare degli anni, sono diventati ben 140. La reazione dei bambini dipende sempre molto dal bambino, da come, ovviamente, dal tipo di malattia, quindi se sono magari un pochino più arzilli si può giocare un po' di più, altrimenti si lasciano più tranquilli, si cerca di agire nelle camere anche in modo più soft, però almeno per strappargli, diciamo, un sorriso e lasciargli qualche palloncino. E le caratteristiche, diciamo, tra virgolette, che deve avere un dottore clown, quali sono? Ma le caratteristiche sono innanzitutto la voglia così di regalare un sorriso, perché, diciamo, noi siamo anche chiamati dottori del sorriso. E quindi la buona volontà da parte delle persone che decidono di fare clown terapia consiste anche poi nel voler trasmettere questo sorriso ai bambini, oppure, come nel caso degli anziani, nella casa di riposo, che è un altro tipo di animazione quella verso gli anziani, perché con i bambini ovviamente ci sono certe metodologie, con gli anziani altri, anche un approccio diverso. Quindi se una persona volesse entrare nel mondo della clown terapia? C'è un corso che si svolge all'inizio e quindi chi vuole partecipare, cioè diventare un dottore del sorriso, deve partecipare a questo corso di formazione, e dopo questo corso di formazione si viene assegnati appunto ad un gruppo e poi ci si prende la responsabilità di questi 4 turni all'anno e si diventa appunto clown. Un'esperienza che voi consigliereste, quindi? Sì, personalmente sì, e penso anche da parte di tutte le persone che ne fanno parte, chi da più anni, chi magari lo fa anche soltanto un anno come esperienza, e invece chi da tanti anni frequenta le corsie dell'ospedale, diciamo. Anche quest'anno la città di Bra aderisce all'iniziativa Puliamo il Mondo, giornata dedicata alla sensibilizzazione e educazione ambientale promossa a livello nazionale da Legambiente. Armati di palette, guanti, pettorina e sacchetti, domani venerdì 22 settembre gli studenti di 2 classi quinte della primaria Edoardo Mosca aiuteranno amministratori comunali e organizzatori e puliranno il quartiere Bescurone. L'appuntamento è per le 10 nell'area centrale di Piazza Fenoglio. Da qui si intorno
giorno alle 12 si procederà alla pulizia di marciapiedi e area verde compresa tra via Solferino e via L'Industria, con ovviamente relativa differenziazione dei vari rifiuti raccolti. Pagina dedicata alla cultura è stata presentata oggi, giovedì 21 settembre, nella sala incontri della Fondazione CRC, la mostra L'emancipazione femminile vista attraverso i giochi olimpici. A ingresso gratuito e in programma dal 30 settembre a Palazzo Santa Croce a Cuneo. L'emancipazione femminile vista attraverso le Olimpiadi, una mostra che viene presentata oggi, che cura lei. Ecco, come le è venuta l'idea, l'ispirazione per una mostra così particolare? Sì, è vero, è una mostra particolare perché nessuno ha mai pensato di fare la storia e andare a scegliere delle donne particolari che hanno fatto la storia, ma non tanto la storia delle Olimpiadi, ma la storia di ogni passaggio coraggioso. Quindi in questa mostra troverete donne che hanno sfidato anche le regole maschili e che per fare questo si sono dovute impegnare doppiamente e anche rischiare in alcuni casi, specialmente nelle prime Olimpiadi. Le donne de Coubertin non le voleva assolutamente, diciamo che si sono imposte, non sono state riconosciute, ma a posteriori gli è stato dato il titolo. Pensate che addirittura nel 1900 la donna che ha vinto il torneo di golf era una studentessa americana a Parigi, le è stato dato il titolo olimpico quando lei oramai era già morta. Per dire veramente quanti passi le donne hanno fatto verso questo riconoscimento, e credo che da insegnante ho voluto che questa mostra l'ho regalata perché potesse girare attraverso il Panathron nelle varie città. Oggi con oggi sono 192 le sedi, è partita da Roma nel 2014, da Roma, dalla sede del CONI. Ha toccato tantissime città e tantissime regioni, è andata anche a Bruxelles e terminando qui a Cuneo la mostra andrà in Brasile in un convegno internazionale delle donne nello sport. Chi meglio di lei per rappresentare questa categoria, insomma, per rappresentare queste emancipazioni? Ecco, come ha vissuto lei questa esperienza e cosa pensa di questa mostra? E sono sicura che sarà una bellissima mostra, e per quanto riguarda l'emancipazione femminile, beh, penso che adesso siamo arrivati a un buonissimo punto rispetto agli anni in cui magari si iniziava, in cui la donna, c'erano poche persone che partecipavano alle Olimpiadi, piuttosto che magari le donne erano considerate, non dico inferiori, però in parte sì. Invece adesso credo che siamo veramente sullo stesso piano. Ecco, lo sport è un mezzo meraviglioso per appunto arrivare all'emancipazione, come suggerisce questa mostra? Certo, perché in fondo lo sport è amicizia, è regole, è rispetto per gli avversari che possono essere uomini o donne, e quindi è una cosa bellissima ed è un'opportunità grande questa mostra. Ci spostiamo ora nel Saluzzese, il Parco del Monviso sarà presente alla Sagra dei Pescatori di Villafranca grazie alla collaborazione degli Amici del Po, e in programma da sabato 23 settembre sino a martedì 26. Per tutta la durata della manifestazione sarà quindi possibile visitare nell'ex monastero la mostra fotografica Monviso UNESCO, che ospita le migliori immagini dell'omonimo concorso indetto per far conoscere l'area della riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso. Domenica inoltre, 24 settembre, dalle 9 all'area attrezzata degli Amici del Po, insieme agli accompagnatori del parco si percorrerà per intero il sentiero delle Occhette alla scoperta delle vie d'acqua, rive e bosco. Sono 14 chilometri adatti a tutti tra Villafranca, Moretta e Cardei, in una parte che ovviamente è del territorio della riserva della biosfera. Sempre nel Saluzzese, in particolare in Valle Varaita, ci spostiamo a Frassino, dove sabato 23 settembre dalle 15.30 speciale appuntamento al cimitero degli animali d'affezione. L'evento si intitola Una zampa per la vita e la solidarietà, obiettivo sensibilizzare all'amore per gli animali ma anche affrontare la difficile tematica del lutto con gli esperti. Tra i partecipanti anche 9 ragazzi diversamente abili del centro cuneese La Pulce d'Acqua e i volontari di Diamo Una zampa Ollus di Busca. Sabato un appuntamento in Valle Varaita per l'associazione. Che cosa succederà?
Allora, sabato è una giornata insolita, carina, organizzata dall'Associazione Cimitero per Animali di Nicola Bianco, quindi noi partecipiamo come ospiti. È un momento di aggregazione che ci vede tutti quanti uniti, noi amanti degli animali, che siamo una categoria grande, e quindi ci sarà così, Nicola ci spiegherà questo posto, il significato di questo posto, ci saranno dei ragazzi della comunità La Pulce d'Acqua di Cuneo, quindi dei ragazzi con disabilità, quindi magari avremo poi la presenza di cani da pet therapy, no? Sarà bello far incontrare questi ragazzi, i cani, permettergli di vederli, accarezzarli, conoscerli e poi insomma ce ne saremo lì e faremo festa un po', no? Tutti insieme, cani, animali e quant'altro, quindi siete tutti invitati insomma. In un luogo che è uno dei pochi cimiteri per animali d'affezione esistenti in provincia di Cuneo, perché farlo proprio all'interno di un cimitero? Quale messaggio si vuole trasmettere? Allora, il messaggio, noi che andiamo e che amiamo gli animali, già il messaggio è implicito, insito, perché non abbiamo bisogno di d'altro, insomma. Si tratta di avvicinare chi non conosce questo mondo, quindi chi non sa com'è bello dividere la vita con un cane, com'è gioioso, com'è pieno di allegrezza, e anche per consentire di affrontare poi il momento della perdita in modo adeguato, no? Magari anche con un supporto, perché se pensiamo a quanto importanti sono gli animali per i bambini, per gli anziani, è chiaro che il momento in cui c'è la perdita diventa devastante. Allora tutti insieme, magari anche con degli psicologi, si riesce meglio a superare il dolore, magari ad adottare un altro cane, insomma. In chiusura del nostro notiziario vi ricordiamo che nel weekend a Caraglio c'è la 39esima fiera d'autunno, in tantissimi l'altro anno l'avevano visitata, c'è anche il Palagnocco dove degustare gli gnocchi di Castelmagno. Alle 17 di domani, venerdì, è prevista l'inaugurazione. Subito dopo il nostro notiziario l'intervista con gli organizzatori. Per il momento è davvero tutto dalla redazione di Telegranda, grazie naturalmente per averci seguito e buon proseguimento.